Buongiorno a tutti e ben ritrovati, grazie di essere con me in cucina. Oggi peraltro siamo in una location un pochino diversa rispetto al solito perché approfitto di essere qui al mare e preparare un qualcosina per voi. Proprio perché estate ho deciso di proporvi una proposta molto simpatica, faremo dei ghiaccioli a base di frutta, alcuni li faremo con dei pezzi interi, alcuni li facciamo proprio con una polpa di frutta un pochino più cremoso, quindi un'idea golosa come merenda o comunque anche come fine pasto. Di solito piace moltissimo ai bimbi, ma secondo me anche a voi adulti può interessare molto. Allora, prima di cominciare, approfitto, vi leggo un attimo, così magari mi dite se la connessione è buona, se si sente bene l'audio, così poi cominciamo. Francesco, buongiorno, buongiorno Salvatore, ciao Maurizio. Se mi dite, approfitto di un feedback, se la luce, se l'audio va bene, con l'internet, se ci siamo, perché non sono particolarmente tecnologica, lo sapete. Allora, vediamo un po'. Buongiorno, ciao Anna. Vabbè, mi sembra che insomma la connessione ci sia, quindi direi possiamo cominciare. Allora, abbiamo detto, prepariamo questi ghiaccioli, quindi un'idea facile, veloce. Andremo ad utilizzare degli stampini che normalmente si recuperano oramai in tutti i supermercati, sono tra l'altro molto economici, però hanno un'ottima resa, poi lo vedrete. Poi andremo ad utilizzare anche dei bastoncini. Allora, questi stampini hanno anche la loro parte superiore, però secondo me diventano più simpatici con dei bastoncini tipo questo che sempre si trovano normalmente nei supermercati. Allora, prima di cominciare, partirei, se siete d'accordo, con il prepararci un pochino la polpa di frutta per i ghiaccioli che faremo con un pochino di crema, va bene? Allora, giro un attimo la fotocamera. Buongiorno Walter, ciao Stefano. Nel frattempo vi leggo anche un attimo. Ok, mi pare che qui siamo bene. Allora, pentolino, ok, prendiamo delle more, possibilmente ci prendiamo anche un coltellino e ci facciamo un po' di pezzettini. Allora, io adesso qui ne faccio giusto qualcuno dimostrativo, poi in base a quanti ne dovete fare, le quantità ovviamente cambiano. Allora, per preparare questa polpa, si mette la frutta nel pentolino, poi aggiungiamo un pochino di acqua e un pochino di zucchero. Ecco, anche qui per quanto riguarda la dose dello zucchero, dipende molto dal tipo di frutto che mettete. Ad esempio, io adesso sto utilizzando delle more, quindi sicuramente un pochino di zucchero ce lo metto, però se lo fate ad esempio con le fragole non vi è necessario. Si possono fare anche con i mirtilli, quindi insomma, in base un po' a come vi piace il gusto del frutto, poi decidete come preparare, va bene? Ok, allora adesso li mettiamo, magari qualcuno lo lascia anche intero, li facciamo giusto sciogliere poi lo zucchero, quindi qualche minuto, si scalda un po', poi andiamo a frullare tutto, va bene? Allora, aspettate che mi prendo una spugnetta, altrimenti qua macchio tutto. Allora, accendiamo l'induzione. Mettiamo un goccino di acqua, spero si veda bene, che l'inquadratura sia giusta. Poi ci metto giusto così un cucchiaino e mezzo di zucchero. E intanto che si prepara questo sciroppino, noi andiamo a prepararci poi gli altri ghiaccioli. Va bene? Allora, ci spostiamo un pochino, vediamo se si vede. Buongiorno Patrizia, tutto a posto? Si vede tutto? Il banco di lavoro mi pare di sì. Ok, allora, stampini alla mano. Cominciamo inserendo proprio dei pezzetti di frutta intera, perché così quando poi andremo a toglierli, diciamo, dallo stampo, si vedrà proprio tutta la forma della frutta. Quindi andiamo a mettere un pezzettino di kiwi. Ecco, le fettine di kiwi sono molto attrattive. Ad esempio, io non ho l'arancia, però si potrebbero mettere anche delle fettine d'arancia, magari se vi piace farlo più d'inverno. Si può mettere anche quello. Allora, magari facciamo così. Poi ci aggiungiamo una fettina di pesca anche all'interno. Quindi andiamo a riempire proprio con dei pezzi interi, di frutta. Quindi vedrete, sono degli ghiaccioli che almeno se non altro sapete, che cosa mangiate. Quindi ve li fate senza dover aggiungere coloranti o prodotti che magari non si sa che cosa mettono. Alla fine si sta veramente un attimo, poi con tutta la frutta
che c'è adesso in stagione, si può approfittare. Mettiamo anche pezzettini di fragoline, ecco, poi dopo ci mettiamo un pochino di mirtilli se vi piacciono, anche dell'ananas, io oggi non ce l'ho, però anche con l'ananas è gradevole. Aspetta che ci mettiamo un altro pezzettino un pochino più grossetto da questa parte. Ecco, li riempiamo proprio così a strati. Poi ci mettiamo qualche mirtillo, che poi lo vediamo quando si scongela, poi si vede bene, tutto, vedete tutto questo misto di colore e di sapori. Poi prendiamo anche un pezzettino di mango, anche se poi lo utilizziamo più tardi per fare la polpa. Ecco qua, ci mettiamo comunque un pezzettino anche di questo. Ok, aggiungiamo ancora un po'. Dai, dopo ve li faccio assaggiare virtualmente, va bene? quando ve li faccio vedere, poi troviamo il volontario per l'assaggio. Che dite? Siete d'accordo? Allora, ancora ultima fettina e poi andiamo a inserirci il liquido. Praticamente io oggi andrò ad utilizzare un succo d'ananas, però alternative possono essere molto interessanti, una spremuta ad esempio di pompelmo, una spremuta d'arancia, oppure se vi piace del latte di cocco. Quindi anche sul gusto poi insomma decidete voi. Ecco, adesso cerchiamo in qualche maniera di inserire il liquido sperando di non fare pastroccio. Ok, quindi andiamo proprio a riempire tutti gli spazietti fino a livello, così. Quindi in questo caso, come abbiamo detto, metto succo d'ananas, ma potete scegliere il tipo di gusto che vi piace, anche una spremuta di limone. In questo caso sono dei succhi senza zuccheri aggiunti. Se vi piace magari la spremuta, se volete aggiungere un pochino di zucchero si può fare. Vi leggo nel frattempo. Buongiorno Maria, Lorella, buongiorno. Ok, allora adesso cosa facciamo? Andiamo a pinzarci i nostri bastoncini, che così poi andremo a metterli in congelatore. Ecco qui, quindi in un attimo si fanno, avete visto, proprio semplicissimo. Allora, in questo momento li lascio da parte e poi vado a inserirli nel freezer e prepariamo assieme adesso la polpa di frutta, che così andiamo a vedere come facciamo questi altri ghiaccioli, quelli cremosi. Allora, il banco si vede, sì, tutto a posto. Io direi, cominciamo con prepararci la polpa del mango. Avevo cercato ieri, il mango non lo trovavo, stamattina sono riuscita, l'ho trovato, quindi poi dopo, quando vi faccio vedere i ghiaccioli che ho preparato ieri, vi manca questo con il mango, perché appunto non sono riuscita ancora a prepararvelo. Comunque ve lo farò poi vedere successivamente. Allora, tagliamo un pochino di polpa. Allora, il mango è buonissimo, vi fa una resa incredibile, veramente molto molto goloso, e tra l'altro è anche già bello zuccherato, quindi non andrei a inserire ulteriormente. Tanti mettono anche la buccia, in questo caso la potevo anche mettere perché è veramente fresco, però insomma dai, mettiamo solo la polpa. Allora utilizziamo, adesso vi faccio vedere qui, utilizziamo, scusate che ne taglio ancora un pezzettino, utilizziamo questo tritatutto, quindi non vi serve grande attrezzatura. Ecco, io poi qui al mare ne ho veramente poca, anche per questo non sono riuscita a farvi grandi dirette, quindi facciamo con questo tritatutto, mixer come lo possiamo chiamare. Ecco qua, allora chiudiamo il tutto e andiamo a frullarcelo, va bene? Ci prepariamo questa polpa golosissima, che poi adesso noi la utilizziamo per fare i ghiaccioli, però è anche molto buona, ad esempio, da mettere, così mi viene in mente, visto che siamo in diretta, fare delle coppettine con dei cereali sotto, oppure dei biscotti sbriciolati, un po' di polpa di mango, un po' di yogurt greco, quindi una bella colazione, ecco, per l'estate. Ok, frulliamo il tutto. Benissimo, è andato. Nel frattempo qui il nostro sciroppino si sta preparando e facciamo intanto questi qui mango e andiamo a inserire dello yogurt. Allora io in questo caso
utilizzo uno yogurt alla vaniglia, uno yogurt intero, denso. Cercate di prendere, magari se trovate anche yogurt greco va benissimo. Quindi facciamo questo strato così con un po' di polpa di mango, ecco qua, e poi ci mettiamo questo yogurt alla vaniglia. Anche qui la scelta del gusto è a piacere, né? Secondo me la vaniglia, diciamo, si sposa un pochino con tutti i tipi di frutta che andrete a mettere, però potete decidere di farlo anche magari con yogurt al cocco, per esempio, oppure d'albicocca. Allora facciamo così questo strato, poi vedrete una volta che andiamo poi a toglierli dagli stampini, vi verranno fuori tutti belli variegati, quindi sono molto invitanti. Ok, allora andiamo a livellare il tutto fino alla fine e anche questo lo abbiamo preparato. Potete fare anche, per esempio, solo polpa di mango, quindi magari fare uno solo polpa di mango, uno variegato, potete scegliere un altro frutto, la papaya ad esempio, molto buona. Do una sciacquatina al mixer, che così poi procediamo con l'altro gusto. Abbiamo fatto con le more e quindi adesso do una sciacquatina, altrimenti ci viene giallo e viola. Ok, qui ci siamo, proprio in diretta, laviamo, tagliamo, cuciniamo. Io spero vi piaccia questa proposta, poi magari la prossima possiamo fare un sorbetto, giusto per fare qualcosina così da fine pasto. Vediamo se c'è il canovaccio che asciughiamo. Vi leggo nel frattempo. Serena, buongiorno. Francesco, tutto a posto? Si sente bene? Buongiorno, complimenti, ti ringrazio, molto gentile, grazie mille. Ok, allora asciugato, adesso ho asciugato e facciamo quest'altro gusto, ok? Allora, inseriamo di nuovo la nostra lametta, poi ci mettiamo, recuperiamo anche un cucchiaio. Devo prendere un po' di mestichezza con la cucina nuova, anche per questo non ho fatto grandi dirette, perché mi sento ancora un po' poco padrona, come si suol dire, della cucina. Quando si cambia ambiente ci si sente un po' meno a proprio agio. Ok, allora mettiamo dentro tutte queste belle more che abbiamo zuccherato con un po' di zucchero, un po' d'acqua, abbiamo creato proprio un po' di sciroppino. Andiamo a frullare tutto in un attimo e lo facciamo. Ho già voglia di farvi assaggiare, anzi dai, chi è che vuole un mirtillo? Volete un mirtillino? Ve lo do. Fa voglia la frutta, dai, d'estate. Allora, continuiamo a frullare tutto. Ecco qua. Beh, ad esempio, Non sono né barman né altro, però altra idea che mi viene in mente quando fate la polpa così della frutta, soprattutto con le pesche, con le fragole, mettete sul calice, ci versate sopra un po' di prosecco e vi viene un ottimo drink. Bellini, Rossini, no? Si chiama, mi sembra. Adesso magari qualcuno di voi che è del mestiere magari mi corregge. Allora, mettiamo polpa di more. Anche qui, appunto, come si diceva, possono essere anche frutti di bosco. Si può fare anche, sì, solo mirtilli, solo fragole. La scelta è a piacimento. Adesso inseriamo nuovamente un pochino di yogurt alla vaniglia, pronti qui, viene veramente golosissimo. Si può fare anche con la panna, con della panna liquida, volendo, però è un pochino più sostanzioso, quindi lo faccio di solito con lo yogurt. Ultimo finale, che chiudiamo in bellezza, dopo vi faccio vedere bene, eh? Ok, quindi adesso ci mettiamo il nostro bastoncino, aspetta che lo livelliamo, ecco qui, faccio vedere da vicino, vedete, sono variegati, ok?
Allora, adesso li posiziono qui e vado a recuperare i ghiaccioli che ho preparato ieri, così ve li faccio vedere. Troviamo il volontario. Solo un attimo, che li vado a recuperare, che ce li ho qua in congelatore. Allora, mi interessa dirvi una cosa che è importante. Quando andrete a togliere i ghiaccioli dallo stampino, cioè non è che voi lo togliete dal freezer e zac si stacca, no, bisogna o scaldarlo un pochino con le mani, ma ci vuole un pochino, altrimenti la cosa più pratica è quella di aprire il rubinetto, mettere un pochino d'acqua calda e bagnare, diciamo, lo stampo al fine che proprio si stacchi più agevolmente, altrimenti fate un pochino fatica. Ok, allora vi faccio vedere. Ecco, questi sono i ghiaccioli che abbiamo preparato. Quindi prendiamo ad esempio questo qui con la frutta. Vedete come vengono carini? Oltre a essere molto golosi, però sono attrattivi, no? Col fatto di vedere questa frutta a pezzi lo rende molto goloso. Questo è quello che abbiamo preparato variegato con amore e vaniglia. Poi ancora, vi faccio vedere questo che è ancora un po' di frutta in più. Quindi sì, è un'idea simpatica. Adesso vi manca quello con il mango, perché ieri, appunto, come vi dicevo, non l'avevo trovato. Poi magari nella foto, quando poi vi lascio anche le dosi, ve la metto. Va bene? Allora io vi ringrazio molto per l'attenzione. Se avete piacere di provarli, se volete fare qualche foto, me la inviate. Per me, insomma, è molto gratificante. Quindi io vi ringrazio già da adesso. Grazie mille e buona settimana a tutti. Ciao, bacione.